Fano TV, buonasera e bentrovati ad un'altra puntata di Oltre la Bici, il primo canale guida per il ciclista dove Daniele Mufflone è il padrone di casa. Ciao Daniele, bentrovato. Ciao a tutti. Nostro gradito ospite in studio, Davide Albertini. Ciao, ciao Davide. Ciao a tutti. Allora, una puntata ricca, noi iniziamo il nostro riscaldamento pedalando, questa volta però con una bici da enduro. Esatto, una bici da enduro che è una delle discipline più nuove nel mondo della mountain bike, nata qualche anno fa, che è andata ad escludere alcune discipline che però in questi anni stanno riprendendo, perché la bici da enduro è la bicicletta da discesa, però per andare a fare la discesa bisogna pedalare, al contrario della bicicletta da downhill, che è una bicicletta sempre da discesa, che però sì, risale con un impianto, quindi una funivia o anche dei mezzi di trasporto. La bici da enduro bisogna tutta pedalare. Quindi non è una bici per tutti, possiamo dire. Ecco, non è per tutti, perché comunque sia appartiene alla famiglia del Gravity, quindi servono anche delle protezioni, casco integrale, che poi dopo lo andremo anche a vedere, sull'abbigliamento idoneo per questa disciplina. Essendo una disciplina nuova, anche visto molte persone che vogliono comunque sia scatenare la loro adrenalina pedalando e allo stesso tempo in discesa buttarsi giù. Bene, io sono molto curiosa, credo anche voi dall'altra parte. Lasciamo subito il primo contributo. Eccoci di nuovo a Ghilardino, alla casa del ciclista, dove noi veniamo per approfondire tutti gli aspetti del fantastico mondo delle due ruote off-road con le spiegazioni e le introduzioni di Daniele, ben ritrovato. E allora, ogni volta affrontiamo una disciplina o una tipologia di biciclette diversa, ce ne presenti una. Abbiamo imparato in queste tante puntate che sono tante. Orientarsi non è facile, perché chiaramente bisogna comprare la bicicletta giusta per quello che dobbiamo fare, perché sennò facciamo acquisti sbagliati, ci troviamo male, eccetera. L'abbiamo detto più volte anche in trasmissione questo concetto. Oh, io vedo qui vicino a noi una bellissima bicicletta, sono tutte belle, però questa qua sarà il verde, sarà questo aspetto un po' militare, un po' tosto. Combattente. Che bici è questa? Questa è la bicicletta da enduro, una disciplina nata, la più giovane che è nata dagli anni della mountain bike, perché è andata un po' a sostituire la disciplina del downhill. Perché per fare downhill serve un impianto, serve un furgone che ti può accompagnare in cima e in salita, mentre con la bicicletta da enduro in salita ci vai con le tue proprie gambe. Molto adagio, si va su, si sta in compagnia, si chiacchiera, poi una volta arrivati ci si prepara, perché in questa disciplina serve casco integrale, zaino con paraschiena, gomitiere, ginocchiere, vestito idoneo e poi si scende in discesa con l'adrenalina, chi più ne ha più ne metta. A mille. Allora, quindi ecco, abbiamo capito che rispetto al downhill questa bici è una bici che ti consente un po' più di essere autonomo, di non dipendere da quelle cose che hai detto tu, quindi insomma, però chiaramente è una bicicletta che ha tutte le caratteristiche di una bicicletta, sì, insomma, così impegnativa, così tecnica come la geometrie, no? Infatti sono rimasti quasi simili, cambiano veramente di poco, anche per dare un po' più di pedabilità alla bicicletta, ma salendo sopra la bici vediamo che la forcella da davanti è sempre molto aperta, perché essendo una bicicletta appartenente alla famiglia del Gravity è una bicicletta da discesa. Oltre la forcella, che può variare dai 16 cm o addirittura anche dai 18 cm e anche dalle ruote, perché ancora la bicicletta da enduro è una bici che sta combattendo un po' con le ruote da 27,5 per l'agilità, quindi per la guidabilità della discesa, oppure anche le ruote da 29, quindi ruote da 29 acquisti molta più sicurezza in discesa. Però ti toglie un po' il gusto della guidabilità, dell'adrenalina, però si va forte uguale. L'altra particolarità è il sellino del reggisella telescopico, perché considera fare una discesa da enduro, da downhill, con un sellino in questa maniera è improponibile, quindi grazie a un pulsante che abbiamo sul manubrio la sella si abbassa, quindi abbiamo una bicicletta poi con le caratteristiche simili al Gravity, quindi al downhill. L'ammortizzatore, che in questo caso non si chiude dal manubrio ma
leggermente si può chiudere con una leva per la salita, quindi non, togliere l'effetto di onda della bicicletta, e poi in discesa si apre e quindi funziona come deve funzionare. Il cambio, abbiamo sempre la singola, specie in queste discipline, perché meno rapporti abbiamo davanti, meno abbiamo la possibilità che la catena esce. E poi abbiamo il mitico padellone che ormai conosciamo grazie alle nuove tecnologie 12 velocità, che siamo arrivati con la corona dietro più grande 50 o 51, e grazie proprio per affrontare queste salite in compagnia. A differenza delle biciclette da cross country col monocorona, qui possiamo montare anche delle corone un po' più grosse, perché quello che a noi ci interessa è la velocità in discesa, quindi ci permette di non pedalare a vuoto. E anche i freni è una cosa importante. Certo. Abbiamo dei dischi maggiorati, quindi dei dischi che possono arrivare fino a 20 centimetri, e sul posteriore li possiamo montare anche uguali oppure anche da 180 mm, ma la particolarità è anche la pinza del freno idraulico, perché al posto di essere a due pistoni, in alcuni casi sono a quattro, quindi viene potenziato, perché fermarsi ai 40-50 all'ora bisogna avere lo spazio, perché basta un solo sasso che ti fa sbandare, quindi devi essere anche qui molto bravo a poi a riprendere, perché più alta è la velocità, più rischio c'è. Infatti, come ho detto prima, casco integrale e protezioni su questa disciplina. Ecco, due cose che ti volevo chiedere. Parliamo sempre molto poco delle coperture, però le coperture sono importanti. Ogni disciplina anche Alla sua copertura. Questa la vedo bella massiccia, bella massiccia, sì. Aggressiva. Ci puoi dire qualcosa su come questo? Come no? Allora, le coperture, hai detto bene, ogni disciplina ha la sua copertura, ma anche ogni terreno. Ecco. Ecco, e qui c'è un mondo che bisogna studiare. Qui da noi abbiamo già delle tipologie di terreno diverse tra Monti delle Cesane, Monte Pietralata, Monte Paganuccio, Monte Catera, perché abbiamo in una zona un po' molto più rocciosa, in un'altra molto più compatta. Quindi che cosa si può avere? Si può avere la stessa tipologia di gomma? Sì, cioè si adatta, però non facciamo gare, però in gara devi andare prima a vedere anche il terreno. Adesso ti dico questa che è una sciccheria. Ecco. Le mitiche gomme da fango si usano nella polvere. Ah, fantastico. Fantastico, perché nelle gomme da fango, quando c'è fango veramente, il tassello è alto, quindi appena trovi una radice o un sasso ti fa l'effetto dello scivolamento. Quindi più il tacchetto è basso, più scarica la gomma. Mentre nella polvere, essendo più alto, ti va a permettere di frenare e di far più grip, e quindi ti permette anche di prendere la curva o comunque se di fermarti in caso di necessità. Questa è proprio la gomma da fango nella polvere. Questi sono i segreti di chi ha fatto le gare, giusto? E sulla propria pelle, sulla propria buccia ha sperimentato queste cose. Ancora abbiamo i segni. Abbiamo i segni. Ecco, copertura importante, ma la cosa che mi ha attirato anche molto l'attenzione appena l'ho vista è un po' questo, il gruppo ammortizzatore, molto bello, molto massiccio. Bello massiccio, è vero. Ecco, anche la posizione dell'ammortizzatore sulle bici ha un suo perché. Sì, abbiamo alcune biciclette con un ammortizzatore verticale e altre biciclette con ammortizzatore verticale. Allora, la funzionalità è simile, ok? Come la spiego io è in questa maniera, che l'ammortizzatore montato in questo caso verticale copia molto di più il terreno, mentre l'ammortizzatore in orizzontale saltella un po' di più dove ci sono delle gomme, quindi ti fa galleggiare, okay. È un po' più veloce. Tra le due, quale migliore? Io le ho provate entrambe, per questo che la differenza le ho notate su entrambe. L'unica cosa, ti dico perché l'ammortizzatore deve essere poi impostato bene anche grazie alle sospensioni, pressione della gomma. Quindi c'è un lavoro dietro da fare per una taratura, si chiama un sag della propria persona, perché
Non tutti abbiamo uno stile di guida uguale, c'è chi guida un po' più in avanti, quindi ha bisogno di una taratura diversa rispetto a una persona che ha la guida leggermente postata sul posteriore. Sul posteriore. Quindi insomma tutto è diciamo orchestrato per dare la risposta migliore in base alle caratteristiche poi del driver, perché insomma loro sono bellissime, ma poi quello che conta è quello che ci monta sopra, insomma. Quello è vero, ma poi conta anche il setting. Esatto. Appunto, nel mio caso sono fortunato che grazie a Stefano, in officina da garage, io ho sempre la bicicletta perfetta. Settata, quindi... perfetta. E quindi insomma questo è importante. Ok, abbiamo conosciuto questa bellissima tipologia di biciclette, quindi è una bicicletta che la puoi consigliare a chi vuole fare discesa, se non ho capito male, ma non vuole essere vincolato a, insomma, agli impianti. Dagli impianti. Quindi esatto. Anche nel nostro territorio si può utilizzare tranquillamente. Sì, si può utilizzare e in più quando quella volta volete andare in un bike park dove c'è l'impianto, con questa potete riuscire tranquillamente ad andarci. Abbinamento, abbigliamento, disciplina, assolutamente categorico per la sicurezza del biker, e anche qui insomma tutto ha un perché, insomma questi caschi ho imparato sono quelli da discesa, con la mentoniera eccetera, però mi viene da pensare che andare su in salita e farsi qualche chilometrata con questo qui davanti, insomma, non è che è proprio il massimo della comodità, è vero o no? Però c'è il trucco. Ah, ecco, vedi, c'è il trucco. Abbiamo il trucco perché ad oggi questi caschi con mentoniera, esattamente cliccando ai lati, si può asportare la mentoniera e mettere nello zainetto. Quindi diventa un jet normale. Diventa un classico casco che si può anche utilizzare per altre uscite più tranquille. L'importante è la copertura degli occhi, quindi o mascherina oppure anche occhiali. Consiglio uno zainetto con paraschiena, perché in caso di caduta purtroppo ci si fa male, e in questo caso si consiglia su questa disciplina anche le ginocchiere e anche le gomitiere. Quindi lo zainetto è uno zainetto polifunzionale, nel senso che ti fa portare su quello che ti serve per poi venire giù con sicurezza, però è anche uno zainetto di protezione, quindi ha una duplice funzione. In più hai anche la sacca idrica, perché poi bisogna anche bere, e volendo chi non vuole la borraccia sulla bici ha la possibilità di mettere la sacca idrica. Vedo abbigliamento bello comodo, largo. Molto largo, infatti te lo stavo proprio per vedere, che rispetto alle discipline racing innanzitutto abbiamo le maniche lunghe. Oppure anche manica a tre quarti, oppure anche manica corta, quindi su questa disciplina si può scegliere la tipologia di manica da abbinare, però in gara ad oggi è solo manica manica lunga. Questo. Manica lunga, guanti a dita lunghe ed è vietato usare l'abbigliamento racing, l'abbigliamento aerodinamico, perché sei più avvantaggiato rispetto ad altri. Okay. Poi abbiamo anche un tessuto molto più robusto, perché su questa disciplina aumenta la velocità, aumenta la possibilità di caduta in mezzo ai sassi, alle piante, quindi bisogna essere anche protetti a livello di abbigliamento. Logico che questo è abbigliamento muflone, e l'abbigliamento muflone è fatto con tutte queste particolarità e caratteristiche e dettagli che un endurista non può fare a meno. A ragion veduta ho detto che non è una bici per tutti, insomma, questa bici da enduro, perché anzi bisogna pedalare più che in altri casi, ma meno male che c'è questo ammortizzatore a molla poi. Anche, sì, infatti come si può ben vedere assomiglia molto a una bicicletta da downhill, quindi già l'ammortizzatore a molla, poi anche l'abbigliamento è quasi simile alla disciplina più estrema della mountain bike, che proprio è la bici da downhill. E quindi alla fine anche le protezioni, le ginocchiere, le gomitiere, bisogna proprio proteggersi, perché è un attimo cadere, si cade e poi a alcune velocità ci si fa anche male delle volte. Quindi bisogna andare naturalmente bardati e vestiti a dovere. A proposito di abbigliamento sportivo, Muflone è un marchio di garanzia anche per l'abbigliamento personalizzato, abbigliamento tecnico ovviamente personalizzato per gruppi ma anche per singoli. Sì, sì, infatti abbiamo la nostra linea in negozio che viene poi rinnovata in ogni stagione,
e in più facciamo anche personalizzato sia per i gruppi che anche per le squadre, quindi se qualcuno si vuole identificare in maniera totalmente diversa può contattarci a info@mufflonabbigliamento.com e poi gli faremo vedere il nostro materiale e in più studieremo la grafica specifica. Bene, allora la bici l'abbiamo presentata, l'abbigliamento pure, dobbiamo andare a carpire qualche segreto nell'officina da garage, lo facciamo naturalmente insieme a Stefano. Oggi parliamo di un'altra cosa importante, la sostituzione della catena. Della catena, esatto, perché oltre che a sostituire la catena, succede spesso che la catena si rompe anche in pedalata, anche in discesa, quindi quando ci troviamo nel bosco, nei nostri sentieri, come facciamo a sostituirla, come facciamo a rimetterla? Chi lo sa, ce lo dice subito Stefano. E come sempre dall'area esposizione ci spostiamo nell'area officina, qui è il terreno di Stefano che è qui vicino a me, perché naturalmente noi abbiamo questo angolo dell'officina da garage, ma questa volta non è officina da garage, perché questa è una riparazione che può capitare spesso nelle vostre uscite e quindi è un'officina da bosco, diciamo così. Sì, diciamo. No? E parliamo di un altro punto dolente che è la catena. Allora sì. Stefano, altra... Un altro punto molto critico che quando facciamo il nostro giro, magari l'ultima salita, abbiamo un pranzo, ci aspettano i familiari, vuoi che ti si rompe la catena. E ancora abbiamo quei famosi 10 km da fare, il telefono suona, quindi si va in panico totale. Invece, seguendo passo passo questi consigli, sistemeremo la catena in 10 minuti, ma neanche, ecco, via. Allora, andiamo innanzitutto a vedere se abbiamo la fortuna che semplicemente la nostra catena si è rotta, la falsa maglia, non facciamo altro che rimetterla. Se invece abbiamo una rottura diversa, poi vi spiegherò come fare. Allora, per quanto riguarda la rottura della falsa maglia, che è la cosa anche più comune per quanto riguarda, perché se non sostituiamo la catena quante ore, e cioè 12 velocità, la catena va sostituita entro gli 800 km, 11 velocità va sostituita entro i 1200-1500 km, e il 10 velocità sempre 1500. Questo è, non lo dico io, ma è proprio consigliato dalla casa madre. Allora, tornando a noi, prendiamo la nostra catena che si è semplicemente rotta e sfilata la falsa maglia, e come possiamo vedere sono rimasti due pernetti maschi, quindi non facciamo altro che prendere una falsa maglia nuova. Io in questo caso utilizzo quella vecchia che ho sfilato. Anche la falsa maglia al verso, mi raccomando, catena e falsa maglia hanno il verso. Ricorda tutti che le catene Shimano hanno anche due versi in alcune situazioni, quindi non sbagliamo. Quindi la falsa maglia, per riconoscere il verso, ha una freccettina qui che ci indica il senso di rotazione. La freccettina dovrà essere rivolta sempre verso di noi, quindi senso di rotazione verso dietro, perché la catena scorre in questo momento, e la freccia verso di noi, quindi il senso di montaggio della falsa maglia è questo. La inseriamo qua. Prendiamo l'altra falsa maglia che andremo a mettere opposta, quindi la infiliamo da dietro. Poi ci faremo dare una mano da un amico a tirare giù il cambio, oppure basta tirare un po' di forza, quindi i ciclisti non hanno problemi. Andiamo ad inserire la falsa maglia. Ecco, non so se si riesce a vedere dalla camera. Ancora l'inserimento ufficiale non è avvenuto. Perché? Perché ha una sede di ingresso, ma deve andare proprio abbattuta per essere in piena funzione. Quindi, non avendo gli attrezzi nel bosco, come si fa? Molto semplice. Si può o facendo pedalare la ruota avanti, oppure in questo caso facendo pedalare la ruota indietro. Stiamo attenti alla corona, perché la corona ha l'anticaduta, quindi al verso di catena. Pedaliamo all'indietro, accompagniamo la nostra catena. Ecco qua. Adesso che la nostra falsa maglia è sopra
i denti della corona sono ben posizionati sulla catena, con un semplice gesto diamo un colpetto sulla nostra pedivello guarnitura, non so come la chiamate. Ora che l'inserimento è avvenuto, possiamo semplicemente tornare a casa e andare a quel famosissimo pranzo. Adesso invece andremo a vedere quando la situazione, tra virgolette, più critica, non è la falsa maglia che si rompe, ma è proprio la catena. Quindi la catena, ripeto, ha un pernettino, io lo chiamo perno maschio e perno femmina. Il perno femmina, come si può notare, si è allargato, magari dall'usura, oppure ha preso un colpo, perché mountain bike tutto può succedere. E cosa dovremmo fare? Dovremmo andare a creare due perni maschi, quindi questo perno maschio, che è molto ancora in ottima forma, diciamo, è a posto. Invece il pernettino femmina, che si è purtroppo rotto, lo dovremo andare a sistemare. Quindi prendiamo il vostro, sicuramente che avrete nel vostro diritto, multi-tool. Mi raccomando, non compriamo multi-tool, compriamo quelli buoni, quelli veramente funzionano. Ed andremo a togliere la parte femmina della catena. Io non ho fatto altro che agganciare, appoggiare la catena sul multi-tool ed andare a vitare con lo sbagliacatena compreso. Questo fa sempre parte del multi-tool, non altro che chiave da 5 che andrò ad avvitare. All'inizio fa un po' di resistenza, ma è normale, quella resistenza che vi serve poi per pedalare bene. Andrò continuamente oltre la resistenza. Se avete sentito un click, vuol dire che abbiamo superato la fase di resistenza e adesso andremo a togliere tutto il pernettino. Eccolo qua. Mi raccomando, queste cose non vanno lasciate in giro per il bosco. Quello che va tolto va sempre riportato a casa. Pernettino. E la parte femmina della catena. Eccola qua, questa è la parte rovinata che andremo poi a buttare nel cestino di casa. Fatto questo, abbiamo creato la situazione, cioè i due maschi, e andremo a rimettere la nostra falsa maglia come avete già visto prima. Così il giro con questi sistemi che vi ho fatto vedere si può sempre finire. Quindi pochi attrezzi, ma tanto divertimento. Se pensavate o se pensavamo di sapere tutto, beh, dico quasi, perché ci voleva proprio Stefano e ci voleva la chicca del giorno, perché poi la catena abbiamo scoperto che ha un verso. Esatto, ha proprio il verso. Infatti anche io quando le sostituivo non ne avevo sempre poi il cambio perfetto, arrivava lui senza dirmi niente e andava tutto bene. Alla fine gliel'ho detto una volta, ma cosa gli fai? Guarda che la catena ha il verso, basta leggerla che ci sono i numeri. Ah, ok, a posto, perché poi c'è veramente al verso, quindi. Quindi questi sono dei segreti da professionisti che però poi, insomma, li rendiamo alla portata di tutti, perché ognuno di noi può trovarsi in questa circostanza e il fai da te con la giusta guida, quella di Stefano, naturalmente fa la differenza. Andiamo allora a conoscere il nostro ospite in studio, ho già presentato Davide Albertini. Allora, tu fai parte di un gruppo, sei il consigliere del gruppo delle formiche mordiose. Nascono all'interno di un altro gruppo, il gruppo Maraville, e allora vorrei sapere qualcosa in più a riguardo. Allora, Formiche Mordiose è un gruppo appunto di ragazzi di Montefelcino a cui io mi sono aggregato volentieri e appunto facciamo MTB e ci divertiamo andando in giro nei fine settimana oppure quando possiamo delle notturne con appunto la volontà di scoprire il nostro territorio, fare passeggiate e in certi casi anche dei percorsi anche un pochino più impegnativi. Le zone in cui ci muoviamo più spesso sono appunto le Cesane, che sono appunto la catena montuosa, chiamano così, più vicina a noi, e oppure il lato insomma verso Pesaro, dove abbiamo un paesino che appunto è Fonte Corniale, una piccola frazione, e anche da lì partono diversi insomma percorsi. E ci divertiamo appunto facendo questa attività.
Poi formiche mordiose, anche qui il nome è molto stimolante perché sembra proprio, da proprio l'idea che queste formiche abbiano una grande grinta, una grande voglia di pedalare in questo caso, e quindi sono tante le iniziative a cui insomma date vita e a cui poi le persone prendono parte. A tal proposito abbiamo già il contributo per vedere la vostra pedalata. Sì, infatti come avevo annunciato l'altra volta mi trovavo a casa perché io, essendo nativo di Montefelcino, non aspettavo proprio il momento di fare queste riprese perché abbiamo, come appena accennato, Fonte Corniale, Monte Montanaro, Isola del Piano, Monte Felcino, Monte Guiduccio, abbiamo proprio dei borghi nel nostro comune veramente belli, con dei panorami mozzafiato, infatti lo andremo anche a vedere in questo contributo. Assolutamente da valorizzare. Il logo già la dice tutta, le formiche mordiose. Ovviamente esatto. Il logo muflone. Infatti vedi, questo è il logo della Meraville. Meraville è poi il gruppo che organizza la festa dell'uva, ormai storica e indiscussa, di Montefelcino. Qui siamo a Villa Palombara, che si parte per andare alle Cesane. Come avete ben visto, in questa ripresa abbiamo anche il drone in occasione per questa pedalata. Bene, bene, bene. Sì, ci ha aiutato a fare le riprese e le ha rese anche molto più rappresentative del nostro territorio e della sua bellezza. È anche tuo pregio, ecco, quello di mettere in rilievo naturalmente le bellezze del nostro territorio e le bellezze dei paesaggi che con la bici poi si valorizzano e si apprezzano di più. Sì, sì, già qua siamo ai piedi dei Monti delle Cesane, dove si può ben vedere in alcuni punti il mare. Qui ci troviamo vicino a Isola del Piano di Cobine, Davide? Sì, 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 una piccola località chiamata Sbocco dell'Occhio per i neofiti, i locali. Che tradotto lo spieghiamo? Sì, sarebbe un passo. Ok. Detto okay. Sbocco dell'Occhio, molto probabilmente dal fatto che magari è capitato un particolare episodio in quella zona e ha preso il nome di una persona o di un particolare situazione in cui si è svolto. Sì, infatti Isola del Piano, che mi ricordo, i miei nonni erano di lassù, proprio danno i soprannomi alla frazione, alla località. Beh, zone. Anche questo è folklore comunque, certo. No? Ecco, non perdere le tradizioni. E... qui siamo a Isola del Piano, dove sì. Ci sta la nonna del regista Riccardo di Fanno TV, la mitica Mafalda. È diventata esatto. Famosa ormai, grazie sì, questa... ai suoi aneddoti, va bene. E poi da Isola del Piano siamo saliti per Castel Gaiardo, dove abbiamo anche qui un ottimo panorama sul paese di Isola del Piano. Sì. Esatto, sullo sfondo appunto delle Cesane e poi ancora dietro. Qui, da qui siamo andati poi, grazie a queste strade di campagna, strade bianche che anche i contadini ringraziamo, che ci fanno passare, ci fanno anche usare, perché spesso e volentieri sono alcune proprietà private. Siamo arrivati su a Fonte Corniale, dove c'è la possibilità anche di bere qui, adesso lo vediamo anche, quindi. C'è un punto acqua, sì sì, che per noi sono sempre molto importanti, visto che in certi casi, soprattutto nel periodo estivo, abbiamo bisogno di rifornirci di acqua. Fonte Corniale per fortuna ne è uno di questi proprio nella piazza, infatti qui ci stiamo rifornendo. E poi anche Fonte Corniale è un punto per diversi ciclisti anche su strada, perché diciamo si trova in cima dove c'è anche il panorama, c'è questo poi il punto di acqua, quindi parecchi come meta si prendono Fonte Corniale. Poi da Fonte Corniale siamo saliti su verso la vecchia Comita. Ristorante La Comita, ex. Ma vi muovete solitamente a piccoli gruppi? C'è un numero limite? Come funziona la partecipazione? Ah, la partecipazione, io perché vado spesso con loro e qui vediamo l'abbigliamento muflone che non poteva mancare. E praticamente si organizza tramite i miei social e WhatsApp, domani usciamo qui e chi c'è. Ma c'è un numero limite? No, ma di solito più siamo e più ci si diverte, perché anche il prendersi in giro quando si fanno queste uscite è la cosa bella, ecco. Siete un gruppo affiatato, insomma. Sì, sì, ce la caviamo, poi ecco, più siamo e più ci divertiamo, poi decidiamo anche assieme i percorsi da fare. Lì, da quel punto lì, si vedeva San Marino, Rimini, proprio vedi tutto l'Adriatico, fra un po', quindi
qui un altro bel borgo, Monte Montanaro. Monte Montanaro, ricordiamo la festa a Spastivicle. Sì, esatto. Dove siamo stati anche protagonisti insieme alle formiche di diverse pedalate. Purtroppo quest'anno il Covid non ha potuto far più queste feste, quindi speriamo nel prossimo anno che ci riportano quelle feste tradizionali con le pedalate, perché esatto, dove c'è una pedalata poi alla fine c'è sempre la degustazione, stare insieme. E qui arriviamo a Montefelcino, festa dell'uva, come ho detto che Meraville è indiscusso ormai famosissima per la festa dell'uva come festa storica. E qui usciamo dall'arco di Montefelcino, paese che lo ripeto da dove sono nato, quindi sì. Ce l'ho molto a cuore. Qui siamo sulle mura di Montefelcino, che in questa giornata che abbiamo avuto anche fortuna vediamo proprio il panorama delle nostre colline. E qui il logo formiche, esatto, insieme al Meraville, che è la fusione. Ma la bellezza di questi video, ma chi li realizza? Chi li realizza? La telecamera, dai, no. Abbiamo anche il drone, quindi l'abbiamo detto. In questa occasione abbiamo avuto la fortuna di avere il drone. Ringrazio Massimo, che anche lui in bicicletta andavamo col drone. Ha anche avuto un incidente che lo abbiamo tagliato, però abbiamo preso una pianta perché... Niente di serio però, insomma, no, tutto no, a posto. Il drone è tutto a posto. Tutto a posto. Si è salvato il drone. Però sì, grazie alla cam che ho sulla testa e anche in alcuni punti della bicicletta riesco a fare queste inquadrature insieme poi anche alle meraviglie che ci circondano, che abbiamo il territorio che ci regala, ecco. Allora, ci sono degli appuntamenti imminenti che vale la pena ricordare? Come no? Allora, la prossima volta non voglio dire dove sono perché mi sto organizzando con un'associazione, sempre amica, e poi voglio ricordare dove siamo, dov'è la casa del ciclista. La casa del ciclista si trova esattamente a 1,5 km dall'uscita di Sant'Ippolito oppure Fossombrone Est, località Ghilardino. C'è la casa del ciclista dove io e Stefano di Officina da Garage vi aspettiamo. Poi, come hanno fatto le formiche mordiose e anche tutti gli altri gruppi a partecipare a queste puntate, se vuoi anche tu far vedere o far conoscere il tuo gruppo o la tua associazione, basta che mandi un'email a redazione@gmail.com, poi viene analizzata e se riusciamo facciamo la puntata per far conoscere il tuo territorio, il tuo gruppo o associazione. Io ringrazierei anche Davide Albertini e tutte le formiche mordiose. Grazie anche a nome di tutto appunto le formiche mordiose. E ringrazio naturalmente il pubblico di Fano TV per averci seguito e noi vi aspettiamo ad un altro appuntamento di Oltre la Bici.